Allora, rispetto ai motori e-commerce, appunto abbiamo menzionato Shopify, Magento, WordPress, che sono tool che l'e-commerce manager in qualche modo deve mettersi in pace l'anima e prendersi confidenza. Si distinguono in due macro-categorie, che sono i motori on-premise e i motori SaaS. La differenza tra motori on-premise e SaaS sostanzialmente è la seguente. Io ve la spiego facendo un parallelo. I motori, se prendiamo la posta elettronica, allora esistono applicazioni client, quindi che installi sul computer, Outlook, per esempio, Thunderbird. Adesso Outlook ha anche una versione cloud, ma immaginiamo per un attimo di pensare che sia solo client. Quindi installi l'applicazione sul computer e l'applicazione per girare usa le risorse del computer. Esistono poi applicazioni di posta elettronica come Gmail che non installi sul tuo PC, ma che sfrutti collegandoti ad un sito web di fatto. Quindi ti colleghi al sito di Gmail, immetti la tua username e la tua password, e a quel punto inizi ad usare un software che è stato sviluppato secondo un paradigma completamente diverso. Quindi non sfrutta la potenza di calcolo del computer, ma sfrutta la potenza di calcolo del server, diciamo. Tra l'altro Gmail è uno dei pochi, visto che vi ho menzionato il Gmail, vi dico così questa curiosità, è una delle poche applicazioni di proprietà di Google che è nata in seno al tempo che Google lascia ai dipendenti per fare innovazioni. Google permette ai dipendenti di spendere il 20% di tempo su progetti che loro desiderano. E c'è stato un dipendente che si è messo a sviluppare Gmail e ce l'ha fatta, è andata bene. Ed è uno dei pochi nati in casa Google. Google è cresciuta per acquisizioni, naturalmente. Android, Analytics, tutte YouTube, sono tutte acquisizioni. Quindi, motori on-premise significa che tu hai un motore di e-commerce che devi installare su un server, quindi hai tutti, diciamo, gli svantaggi, tra virgolette, di doverti occupare anche della parte sistemistica, devi comprare il server, configurarlo, installarlo e così via. E quindi per questo grado di complessità è sconsigliabile, quantomeno, per piccole realtà. E poi applicazioni as a service, appunto, che funzionano secondo un paradigma che, per l'esempio che abbiamo fatto, è quello di Gmail, che acquisti, che puoi collegarti, che ti consente di collegarti ad un sito web e costruire il tuo sito web. Shopify è una di quelle più in voga, che è cresciuta e che oggi di nuovo rappresenta un po' un player di riferimento in questo senso. Allora, sul modello di Amazon, dico ancora che Amazon naturalmente sposta l'asticella della tecnologia sempre in là, e questo diventa un vantaggio anche per le piccole imprese, e quindi per chi vuole internazionalizzare, per esempio, è possibile. E questo per me è un vantaggio che offre Amazon alle piccole imprese. È possibile farlo molto facilmente. Esiste un progetto, un programma di Amazon che si chiama Logistica Paneuropea, per cui tu prendi palletti merce, li spedisci a Castel San Giovanni, quella merce poi può essere spostata, diciamo, a tua insaputa, tra virgolette, sulle varie logistiche in Europa senza che tu ne sappia neanche niente. Tu ti premuri di gestire il tuo catalogo digitale su Amazon Francia, su Amazon Spagna, eccetera. Ed è Amazon che in questo programma, che si chiama appunto di logistica paneuropea, provvede a spostare la merce di qua e di là sui confini europei, tanto da creare anche dei, diciamo, dei precedenti normativi. Alcune multinazionali con cui io lavoro mi hanno detto: noi non possiamo farla quella cosa, perché se attraverso i confini di uno Stato noi dobbiamo avere opportuna documentazione, cioè ci sono dei temi fiscali. Ebbene, la tecnologia però che si è data Amazon, appunto, consente a soggetti molto piccoli che avrebbero poche risorse di accedere a funzionalità che sono interessanti, senza ombra di dubbio.
Per parlare di digital marketing, io potevo scegliere un milione di cose e vi racconto della omnicanalità, che è una parola che è un po' sulla bocca di tutti per via delle abitudini di consumo che sono cambiate profondamente nei consumatori. Allora, però, prima di parlarvi di omnicanalità, voglio ricordarvi cos'è un modello, che è la schematizzazione della realtà. Quindi è uno schema che ha per così dire, come vantaggio quello di eliminare delle informazioni che non sono utili per la fruizione di quel modello. Quindi quando parliamo di omnicanalità parliamo di immaginare un modello, naturalmente, che non vale per ogni singola realtà tal quale, preciso, spiccicato, ma che va immediato nelle singole, appunto, nelle singole, nei singoli contesti. Di fatto, appunto, prima di internet c'era il negozio. Poi è successo che qualcuno, compresi i negozianti, ha detto: "Ah, inizio a vendere su internet, vendo online." Allora in quel caso si parla di multicanalità, eh? Poi qualcuno ha detto: "Ma scusate, io creo un punto di contatto tra il negozio e il sito web." Allora è nata, per esempio, uno dei primi, credo sia stato i Price in Italia, a avviare l'operazione click and collect, quindi compri sul sito ma ritiri in negozio. In quel caso, dunque, si parla di cross-canalità. L'omnicanalità, invece, è quel modello che prevede che l'utente, il consumatore, sia al centro, e diciamo, ad arricchire la sua esperienza, a costituire la sua esperienza, ci sono tutti i canali attraverso cui il consumatore oggi vuole raggiungere le aziende. In questa modellizzazione, quindi, diventa fondamentale il software col quale tutte le aziende gestiscono i clienti, che in gergo tecnico si chiama software CRM, che sta per Customer Relationship Management. Il CRM deve prevedere oggi che a partire dalla consultazione del cliente, l'operatore possa leggere tutte le informazioni che riguardano il cliente e tutti i punti, diciamo, di contatto che il cliente ha avuto con l'azienda, devono essere tracciati. Allora, vi faccio questo esempio. Mia moglie ha comprato le calze presso una ditta, un'azienda, una firma nazionale, adesso non mi ricordo se era Calzedonia o insomma una di queste catene, e si è lamentata perché comprando online non ha potuto fare il reso in negozio. Perché dice: "Scusate, voi mi date la possibilità di comprare online e fare il ritiro dal negozio." Quindi il negozio diventa un punto di contatto che va al di là del sito web. Perché con quel punto di contatto io non posso anche allora fare un reso? E, in quell'occasione io ho dimostrato, di nuovo empiricamente, che il consumatore poi non si preoccupa della complessità operativa che c'è dietro quella roba lì. Non ha quell'interesse. Non vuole approfondire, lui ha un bisogno e si aspetta che quel bisogno, che oggi è di questo tipo, quindi di sfruttare una canalità che è appunto su una pluralità di punti di contatto, e basta, ha solo quella come bisogno. Naturalmente, per mettere un CRM e per tenere conto di appunto, immaginate avviarlo, configurarlo, addestrare tutti gli operatori, integrare evidentemente con i sistemi che l'azienda ha già al suo interno. È un'operazione che in certi contesti è particolarmente sofisticata, è maledettamente complessa. Però il consumatore, naturalmente, quella complessità non vuole cogliere, non la coglie. Chi di voi si dedicherà all'e-commerce, farà digital marketing, parte da questo punto e poi rifletta su tutto il resto. Ecco, quando parliamo di modelli, il modello che oggi si impiega
è il modello che è stato definito di Customer Journey, che prevede appunto dal primissimo contatto con l'azienda, quando il cliente non conosce ancora o viene a conoscere la marca per la prima volta, fino addirittura alla fedeltà. E in quel percorso, che si compone di nuovo di fasi, di nuovo che nel modello vengono dette awareness, intention e decision, che possono essere moltiplicate, alcuni modelli ne prevedono più di tre, eccetera, ma che sostanzialmente ti dicono: prima ti conosco, poi sviluppo la consapevolezza su quel bisogno e poi finalmente lo risolvo, no? Detto in modo molto banale. In quel percorso, appunto, il consumatore entra in contatto con tanti punti, appunto, i punti di touch point, punti di contatto, che oggi, ahimè, sono davvero esplosi. Sono tantissimi, perché da TikTok, sullo smartphone, appunto, Facebook, Google My Business e così via, c'è veramente un'esplosione di punti di contatto. Ed è lì che in qualche caso le aziende fanno fatica diciamo, ad attrezzarsi per star dietro ai bisogni del consumatore. Bene, abbiamo parlato di digital marketing, ma naturalmente un assaggio. Ho selezionato una serie di argomenti che mi sembrava opportuno, di cui parlarvi, insomma, di cui mi sembrava opportuno parlare. Quando parliamo di analytics, parliamo di KPI, quindi naturalmente di indici. KPI sta per Key Performance Indicator. Chi nasce nel mondo del web nasce tenendo presente dei KPI. Tutti noi lo facciamo, quando voi mettete una foto su Facebook, vedete quanta gente mette mi piace. Ecco, quello lì è un indice in qualche modo di performance. Se prendete tanti mi piace, vuol dire che quella foto ha avuto un certo gradimento; se ne prendete meno, è il contrario. Allora, è internet che per sua natura produce una grandissima quantità, una grandissima mole di dati. Alcuni dei software che l'e-commerce manager che vorrà prendere questa come specializzazione, che vorrà approfondire, sono quelli che vedete, che leggete lì, sono gratuiti. Google Analytics, che è oramai lo standard per diciamo la raccolta e l'analisi dei dati relativi a siti web e app, e Google Data Studio, che è un software di fatto di data visualization, sarebbe. Quindi vi consente di caricare dei dati e fare dei cruscotti, quindi dei report che sono interattivi. E questi sono alcuni degli indici di cui si tiene presente, no? Quando si esercita un e-commerce: gli utenti unici, il conversion rate. Il conversion rate è quell'indice che dice quanti comprano su quanti entrano. Quindi per ogni 100 che entrano, due acquistano, no? La media europea è di 2 punto qualcosa. Di nuovo, come curiosità, Apple è al 14% circa, quindi la marca ha un impatto importante sul conversion rate. Quindi tu entri sul sito di Apple, ti fidi, è una marca che conosci, e quindi compri anche l'iPhone che costa migliaia di euro, e viceversa, entri sul sito della bottega piccola, il salame che costa 3 euro, hai paura che poi non ti arrivi, ti arriverà, ma bibo, e così via. La media europea è, dicevamo, il 2,3. Ci sono dei mercati in cui questa si abbassa considerevolmente. Naturalmente, al crescere della battuta di cassa diventa più basso quel numero, naturalmente, perché la vendita si fa assistita, si dice. Diciamo, all'avvicinarsi, all'approssimarsi del prodotto a un prodotto di commodity, quel numero si alza. Un'altra curiosità che vi do è che gli utenti di Amazon Prime è una delle operazioni che probabilmente tutti voi conoscete, che prevede spedizioni infinite senza limite, diciamo, con un piccolo prezzo d'abbonamento che contempla poi peraltro sempre più servizi. Ecco, un utente Prime converte, tenetevi forte, a circa il 70%. Prime è un'operazione che ad Amazon costa una spatafiata di soldi, circa, si stima, 2 miliardi l'anno. Cioè, ad Amazon costa carissima, è in perdita su quel fronte. Amazon non guadagna dall'e-commerce, ha un sacco di costi, gli costa tantissimo quel livello di servizio. Amazon guadagna soprattutto da AWS,
Questo è un altro mito da sfatare, che bisognerebbe dire a tutti quelli che dicono: voglio iniziare a vendere online, voglio il sito come Amazon. Tenti pronto ad aprire il portafoglio come se non ci fosse un domani. Ecco, un'altra metrica importante è il costo d'acquisizione del cliente, perché di nuovo il fatto che internet spinga ad avere un approccio analitico agli affari, che è molto poco latino come approccio, Gli italiani appunto dicono: secondo me, io mi sento che sono istintivi nel fare affari. Ecco, invece internet invita a essere molto razionali, e in questo invito c'è il costo d'acquisizione. Perché? Perché quando tu fai pubblicità devi tenere conto del fatto che probabilmente ti costerà acquisire un cliente, anzi sicuramente ti costerà. Tendenzialmente il costo d'acquisizione, dall'ultimo report che ho visto di Casaleggio Associati, era intorno ai 30 euro, come costo d'acquisizione. Quindi tu devi sostenere un costo. Devi essere poi molto bravo a fidelizzare quel cliente, perché se vendi prodotti che sono al di sotto dei 30 euro, rifiuto innumerevoli lavori di aziende che mi contattano e dicono: voglio fare il sito di bijou in acciaio. Battuta di casa, 40 euro. Non lo faccio. Ma signora, non lo faccia neanche lei, perché ci facciamo del male in due. Ecco, se tu vendi prodotti che valgono 40 euro, ne spendi 30 per acquisire il cliente, o sei bravissimo poi a diciamo così a fidelizzare il cliente, quindi sperare che ricompri nel tempo e che compri assiduamente nel tempo per ripagarti di quel costo d'acquisizione che hai sostenuto, o altrimenti sei a rischio fallimento ogni minuto. Il lifetime value è proprio quest'altra metrica. È una volta che tu hai acquisito il cliente, quanti soldi ti darà nel tempo il cliente? Perché se compra una volta e ti dà 30 euro, ci dai un piede. Se compra tutti i mesi 30 euro, è un altro paio di maniche.